Don Antonio, forestiero della Abbazia di Chiaravalle Milanese. La regola di San Benedetto dedica un intero capitolo al tema dell'accoglienza degli ospiti all'interno del monastero. Ci può spiegare come viene accolto un ospite in monastero? San Benedetto nella regola parla esplicitamente di uno spazio del monastero dedicato all'accoglienza degli ospiti, la cosiddetta foresteria, ne parla in un capitolo e prevede che un monaco o comunque un familiare, una persona della comunità accolga chi viene in monastero per passare alcuni giorni. L'accoglienza è aperta a tutti. In antico era anche una questione di sopravvivenza, perché i monasteri erano forse gli unici luoghi in cui ci si potesse rifugiare, soprattutto per la notte. Adesso sono luoghi dove persone dalle situazioni più diverse, dalla fede, anche dall'ateismo, dai dubbi, anche dalle sofferenze della vita, cercano una risposta, cercano un momento per poter magari pensare di più a cosa stanno vivendo personalmente. Il primo tratto che San Benedetto sottolinea è quello dell'accoglienza dell'ospite come persona di Cristo, ma sicuramente anche con tutta quell'umanità che è tipica di un'esistenza cristiana matura, dove l'esperienza di fede è anche esperienza umana.